Buongiorno, buongiorno e bentornati su Spazi Attorcigliati. Come sempre ci siamo io, che mi chiamo Davide, e Daniele, che gentilmente Ciao si ciao. offre, no, si Sì, presta ciao. questa cosa sul canale. Oggi, come sempre, vogliamo partire un po' dalle domande che abbiamo ricevuto sotto gli scorsi episodi, sotto il primo e il secondo episodio di questa rubrica che abbiamo scelto di chiamare Road to Quantum Gravity. E devo dire che sono super soddisfatto del feedback che stiamo ricevendo. I video girano molto più di quanto mi aspettassi. Questo è straordinario. Il livello di perversione Grazie. degli spettatori è no, però è assolutamente Sì, notevole. grazie a loro. Grazie a loro. Volevo ringraziare loro, sì. È molto molto bello. E da cosa vogliamo partire oggi? Da qualcosa che non ha proprio a che fare con la gravità quantistica in tutto e per tutto, o no, Daniele? Ah, sì, c'erano vari commenti che sono stati fatti. Allora, vogliamo intanto assicurare che non solo li leggiamo, ma più o meno su ciascuna delle questioni che sono venute fuori nei commenti, cercheremo di dedicare dello spazio nelle prossime puntate. Fammi fare l'elenco breve breve, giusto per assicurare che Prego. tranquilli, ne parliamo. Cioè, di sicuro cercheremo di parlare della fenomenologia, di possibili esperimenti, di come si vuole testare una teoria di quantum gravity e oggi sono le ipotesi sul tappeto di come farlo, su come farlo. Di sicuro faremo più di una puntata, diciamo, su i vari approcci alla gravità quantistica, Assolutamente sì. sia quelli storici sia quelli contemporanei, eccetera, e Degli qualcuno episodi sembrava interessato volontari, anche agli aspetti. cioè, degli episodi veri e Ora, questo l'hai propri. detta tu, io adesso non prendo impegni, però sì, si possono fare anche una puntata più monografica su questo o quell'altro approccio, ammesso che io ne sappia abbastanza di questo e quell'altro approccio, poi si vede. Quindi faremo una selezione di quali approcci possiamo discutere con cognizione di causa e quali magari invitiamo qualcun altro oppure vi indirizziamo ad altri esperti in giro per il mondo. E poi qualcuno sembrava interessato anche alla sociologia della comunità di quantum gravity, i rapporti tra vari approcci, anche quello è un argomento molto interessante sia per la vita di tutti quelli che ci lavorano in gravità quantistica, sia in realtà dal punto di vista un po' più teorico, c'è tutto un campo di studi, non direttamente sulla sociologia della comunità di quantum gravity, ma in generale sulla sociologia della scienza. E la quantum gravity è un case study, come si dice, un caso di studio interessante. Perché è peculiare. Qualcuno ci chiedeva opinioni su Carlo Rovelli e sono ben contento di parlarne perché è un amico e quindi sono di parte, però diciamo, magari vediamo in seguito senza Assolutamente sì. se veramente ci interessa, altrimenti parlare dei fatti propri e delle opinioni su colleghi, non so se è molto interessante, però se proprio volete ne possiamo parlare. E tanto solo cose positive più o meno da dire, Solo quindi. cose positive. Sì. E poi qualcuno chiedeva cosa intendevamo l'altra volta per teoria consistente. Sì, che è una parola che abbiamo Magari usato e forse riutilizzato, no? sì, magari diciamo, leviamo il dubbio. Sì, non facciamo i logici matematici, quindi per noi consistenza non è nel senso che in un qualche sistema assiomatico riesce a derivare tutte le proposizioni di una certa teoria senza contraddizioni logiche, quindi non è quello. Si intende semplicemente, diciamo, in maniera molto loose, come in genere ragionano i fisici teorici. Una teoria che non manifesta non solo contraddizioni logiche, ma neanche chiare problematiche fisiche che la fanno apparire non affidabile in nessun regime particolare di applicazione. Certo. Da questo punto di vista, a seconda di quanto uno è rigoroso o meno, la realtà generale potrebbe essere dichiarata una teoria non totalmente consistente, perché in alcuni regimi, come appunto all'interno dei buchi neri o nell'inizio dell'universo, sviluppa queste singolarità cosiddette, che possono essere effettivamente interpretate nel senso di dire che la realtà generale in qualche modo smette di essere applicabile, smette di essere affidabile. E quindi direi che questo è più o meno il senso in cui si parla di teoria consistente. Direi che è Poi un ci sono senso, questioni. come hai detto tu, loose,
non definito rigorosamente universalmente, di solito quando si parla di consistenza di una teoria, a seconda del contesto, si è più o meno sempre tutti certo. d'accordo su quello che si intende, no? In teoria dei campi non vogliamo che i rapporti causa-effetto si invertano tra due osservatori se uno si mette a correre, che una serie di cose non succedano, no? Quindi, sì, in generale, come dicevamo, non vogliamo che la teoria manifesti degli aspetti tanto problematici da far dubitare della sua affidabilità. Ora, gli aspetti problematici possono essere o perché calcoli delle quantità che ti aspetti essere osservabili e ti danno risultati tipo infinito, che non hanno molto senso, oppure perché sembra contraddire dei principi proprio base della nostra comprensione del mondo, e quindi tu dici o veramente siamo di fronte a una rivoluzione più grossa di quello che pensavamo, tipo appunto i rapporti di causalità si invertono, oppure è una manifestazione di inconsistenza della teoria, in qualche modo la stiamo applicando come non dovremmo, dove non dovremmo. Quindi, chiarito questo aspetto, forse quello che avevamo... è un'altra cosa, scusa, invece di prima di cominciare, un'altra cosa che ci è stata chiesta era iniziamo da qui. Cosa intendiamo su chiarire meglio il concetto di spazio, tempo, eccetera, e l'interpretazione della realtà generale, perché non siamo particolarmente preoccupati dell'interpretazione della realtà generale. Quindi partiamo da questo. In realtà abbiamo già trattato un po' la questione di qual è la lezione base, cos'è che abbiamo imparato dalla realtà generale nella prima puntata. Però riprendiamo la questione. Intanto cerchiamo di chiarire... Aspetta! C'è un'altra cosa! Io non ti volevo interrompere perché l'interpretazione della relatività generale... Stavo cominciando a parlare del... Ma noi dobbiamo parlare di una cosa prima di cominciare, giusto? Che non ha a che fare con la gravità quantistica. Sì. Cioè, il tuo sorriso me lo ricorda. La fenomenologia della risata, no? Esatto. Sì, qualcuno chiedeva se le cose di cui stiamo parlando sono serie o meno, perché era in qualche modo, diciamo, messo in dubbio sulla serietà degli argomenti dal fatto che tu forse in particolare ridi troppo. Sì, io sono troppo entusiasta. E io faccio troppe battute. Sì, e io invece faccio battute fuori posto. Allora, fammi chiarire, me lo dà un minuto per chiarire assolutamente, la cosa. Assolutamente. Abbiamo anche aspettato troppo per chiarire queste cose. Hai ragione, questo forse dovevamo dirlo proprio all'inizio di tutta la serie. Allora, questi argomenti sono seri? Quella è la domanda. Sono serissimi. Faccio la faccia seria. Apposta. Sono serissimi per varie ragioni. Tanto per cominciare, sono seri abbastanza sia io che Davide abbiamo deciso di dedicarci alla vita professionale e quindi quantomeno una buona parte della vita in generale a studiare queste cose, cercare di capirle di più a costo di precarietà lavorativa e incazzature notturne quando non tornano i calcoli, dubbi esistenziali quando non capisci niente di quello che stai leggendo, eccetera, eccetera. Quindi non ci dovrebbe essere dubbio sul fatto che queste cose le prendiamo seriamente. Punto 2. Queste cose sono serie anche dal punto di vista più generale dell'umanità, se volete, nel senso che, almeno esprimo la mia opinione, ma immagino che tu più o meno condividi, sono tra le cose più importanti che la comunità umana possa fare, perché comprendere il mondo, cercare di andare in profondità nella comprensione appunto della natura delle cose, eccetera, eccetera, è forse l'espressione, almeno per me, più allo stesso tempo illuminata e entusiasta dell'umanità. Beh, non, cosa vuol dire abbiamo essere... denti, non abbiamo corazze, non abbiamo ali, questo sappiamo fare. E questo esatto, quindi se c'è una cosa che veramente ci rende orgogliosi di essere umani è proprio questa, il fatto che siamo capaci di interessarci a queste cose, di capirne un po' di più un passettino alla volta, eccetera. Quindi sì, quindi serissime, cose serissime e importantissime.
E questo era l'assolutamente sì. No, adesso Questo passiamo è l'assolutamente all'assolutamente sì, no. hai ragione. Ora fatemi dire anche perché in un certo senso assolutamente no. Perché sono cose serissime, ma serissime non vuol dire necessariamente da trattare in modo serioso, non vuol dire che non ci si possa scherzare su, che non si possa sdrammatizzare, eccetera. Personalmente almeno penso che l'unico tipo di questioni su cui non si debba scherzare, o quantomeno se lo puoi fare devi essere veramente capace di farlo, ed è una questione professionale, cioè lo fanno i comici, lo fanno quelli che fanno satira, eccetera, sono le sofferenze umane e nient'altro. Tutto ciò che ha a che vedere con la sofferenza umana, diciamo, è meglio evitare di scherzarci. Dato che questi sono argomenti seri, però mentre noi siamo qui a parlare di gravità quantistica, in questo stesso momento ci sta una guerra in Yemen che va avanti da qualche anno con atrocità indicibili, un bordello assolutamente pieno di sofferenze in Libia e in altri posti, un paio di barconi nel Mediterraneo di gente disperata, che al di là di come la si pensi sull'immigrazione, eccetera, non è neanche una questione politica, c'è Irrilevante, sì, non è gente un che tema politico. soffre. Sì, è un altro livello, diciamo, di discussione. Se vi siete accorti, immagino che sì, nel mondo c'è una pandemia che sta causando ulteriori sofferenze. Andiamo incontro tra qualche mese a una crisi economica che, al di là di come riusciremo ad affrontarla con più o meno strumenti finanziari, economici, industriali, eccetera, politici, causerà ulteriori sofferenze a famiglie e persone comuni. Quindi, diciamo, in questo contesto, il mio ultimo problema è non scherzare o non sorridere della gravità quantistica. Tra le altre, Quindi, permettimi, se non è necessario, ti ho usato il termine sdrammatizzare, ma sdrammatizzare è quello che fai quando una situazione è drammatica. Il contesto mondiale che tu hai descritto non è il miglior contesto per andare a caccia di un dottorato in gravità quantistica, che è comunque una bestia Ah, rara, sì, hai cosa che io devo ragione, fare nei questo è prossimi l'altro. mesi, quindi permettetemi qualche risata, perché giustamente dobbiamo sdrammatizzare Infatti, finché si può, meglio, sempre è meglio sdrammatizzare un po', si affrontano pure meglio le cose difficili. Assolutamente sì. Quindi, insomma, e poi per chiudere la questione, come abbiamo impostato queste discussioni, è appunto come discussione tra amici, con diciamo, altri potenziali amici che ascoltano, e con gli amici si ride, si scherza, si drammatizza, si cerca di non essere pesanti anche quando si parla del proprio lavoro, delle proprie, insomma, delle cose che ci stanno a cuore. Assolutamente. Va bene, chiusa parentesi. Chiusa parentesi, però era molto Parliamo di importante. scienza? Molto importante, parliamo di scienza. Parliamo di Sì. scienza. E iniziamo Allora, dall'interpretazione della relatività generale, no? Da questo tema che ci è stato posto e su cui sì, vogliamo tutti, no? Ci hanno chiesto perché la c'è relatività stato. generale non abbia generato un dibattito interpretativo o se l'abbia generato perché non se ne parli così tanto come la meccanica quantistica. Come rispondiamo a questa domanda? Allora, forse la maniera più semplice di rispondere è che ci sono vari aspetti interpretativi della realtà generale che esistono, sono dibattuti, ma sono, se vuoi, a un livello più tecnico, più, diciamo, più di andiamo a guardare un po' più nella profondità i concetti nuovi che la realtà generale ci ha portato. Ma la realtà generale ha cambiato molte cose nella nostra visione del mondo, ma non lo scardina alla radice. Come abbiamo cercato di spiegare, ha aggiunto un ulteriore attore tra gli attori della commedia o tragedia umana e naturale. Quindi adesso sappiamo, come abbiamo già detto, che il campo gravitazionale e lo spazio-tempo in sé sono sistemi fisici. Questo è stato radicalmente nuovo, ma il contesto in cui
si descrive questo nuovo sistema fisico è rimasto più o meno in per grandi linee quello della meccanica classica precedente. Quindi il dibattito è su, ok, ma quindi la natura precisa dello spazio e del tempo qual è? E quindi c'è dibattito tra gli studiosi come interpretare la lezione un po' più in dettaglio. E adesso, se volete, parliamo di questo. Però non ha totalmente cambiato il contesto, come la meccanica quantistica, che a cui appunto dedicheremo una puntata, diciamo, o più. Perché appunto lo merita e in un certo senso ce n'è bisogno. E quindi da questo punto di vista adesso possiamo entrare in tutte le varie questioni che vengono dibattute in termini molto semplici, molto, molto generali, ma si tratta più di un dibattito tra specialisti ed è molto meno, diciamo, pieno di incomprensioni, di punti di vista radicalmente diversi di quello sull'interpretazione della meccanica quantistica. È un dato di fatto, se ci sono anche spiegazioni storiche o sociologiche non saprei, può essere anche dovuto al fatto che la meccanica quantistica, come abbiamo detto, è stata presa da subito come cruciale perché è servita per spiegare una marea di fenomeni dal primo momento in cui è stata introdotta, mentre in realtà generale per molti anni è sembrata una teoria, insomma, che è bella, ma che se ne stava per i fatti suoi, non era direttamente utile a nulla. E quindi forse anche per quello ha generato meno dibattito sui fondamenti all'inizio. Potrebbe anche essere una questione storico-sociologica, però è una questione che abbiamo chiarito, o meglio, a cui abbiamo fatto cenno l'altra volta. La meccanica quantistica si configura quasi come il nuovo linguaggio in cui dobbiamo imparare a scrivere tutte le cose, no? Quindi a livello di cambiamenti radicali è potente, travolge tutto e ci fa cambiare non solo il modo in cui intendiamo uno specifico set di fenomeni, che per la relatività generale possono essere il comportamento dello spazio-tempo e la sua interazione con la materia, ma proprio il modo in cui intendiamo le teorie fisiche indipendentemente dalla teoria di cui stiamo parlando. Quindi siamo anche quasi a livelli di metadiscorso diversi, no? Sì, forse un altro modo di dire la stessa cosa che hai detto te da un punto di vista leggermente diverso è che se prendo la realtà generale, è vero, ha aggiunto il campo gravitazionale, lo spazio-tempo come sistema fisico, ma non ha praticamente toccato la maniera in cui descriviamo tutto il resto del mondo, cioè tutti i campi di materia, le particelle, i corpi solidi, tutte queste cose qua. Quindi abbiamo semplicemente capito che vanno studiati nella loro interazione con lo spazio-tempo e la gravità. Quindi ha arricchito la fisica, quindi, però insomma. Sì. Esatto, quindi questo chiaramente poi cambia, vari effetti interessanti, cambia il modo in cui i corpi si comportano, ma come li descriviamo intrinsecamente non è cambiato in maniera radicale. E non sarebbe cambiato appunto se non fosse arrivata la meccanica quantistica in pratica in contemporanea. Qualcuno ci chiedeva pure perché se la meccanica quantistica sarebbe potuta essere sviluppata. Sarebbe potuta essere stata sviluppata? Più o meno, più va o meno. Bene. Siamo fisici, non linguisti. Fisici espatriati. Non poeti. se sarebbe potuta essere sviluppata indipendentemente dalla realtà generale. È un dato di fatto storico che lo è stata. È vero che la realtà speciale è stata introdotta prima che si cominciasse a sviluppare la meccanica quantistica, però gli insegnamenti e la realtà generale invece in contemporanea in pratica. Però la realtà generale è stata fondamentalmente irrilevante per tutto il resto della fisica e di sicuro per la meccanica quantistica fino agli anni 60. E la realtà speciale, che pure era precedente dal punto di vista storico, è stata incorporata, diciamo, nel contesto quantistico solo alla fine degli anni 40, anni 50, con la teoria dei campi.
con la teoria quantistica dei campi. Quindi tutta la fase iniziale, i primi 30 anni in pratica di sviluppo della meccanica quantistica, diciamo, sono andati avanti, sono sviluppati indipendentemente dalla relatività. Anzi, a scanso di equivoci, noi spesso ci riferiamo a quella che nel linguaggio standard è la meccanica quantistica come meccanica quantistica non relativistica, no? Per distinguerla dalla Esatto, teoria dei proprio per campi. Quindi evidenziare, sì. a un corso Anche triennale di fisica si fa un esame di meccanica quantistica, in quell'esame in genere, salvo professori particolarmente ambiziosi, non si nomina mai la relatività speciale e quello che si studia non è coerente con la relatività speciale, salvo poi introdurla in un corso di teoria dei campi. sì. Quindi è questo il percorso. Però state tranquilli che tutto quello che abbiamo detto finora quando parlavamo di meccanica quantistica in realtà vale per la teoria quantistica dei campi, cioè io Assolutamente. avevamo in mente la versione moderna della meccanica quantistica, che è appunto la teoria quantistica dei campi, quella un po' più generale, mi pare per praticamente tutto quello che abbiamo detto a riguardo, quindi non dobbiamo essere datati o upgradati nelle prossime puntate da quel punto di vista. Quindi forse allora chiariamo un po', diciamo un po' di più sugli aspetti concettuali dove c'è dibattito sulla realtà generale e lo spazio tempo. E prendiamo il piano e anticipiamo e partire da questo per poi cercare di chiarire un po' meglio il concetto di spazio-tempo e cosa aspettarci in gravità quantistica, cosa in pratica deve cambiare in gravità quantistica, comunque sia poi formulata in dettaglio. E qui un piccolo disclaimer, un avvertimento. Noi cercheremo di trattare il percorso, seguire il percorso fin tanto che le considerazioni sono generali, no? Quindi ci fermeremo nel punto dove i vari approcci alla gravità quantistica divergono e ci dicono cose diverse. Quindi in qualche modo cercheremo di raccontare la parte comune della storia e poi quando parleremo dei vari approcci entreremo nel dettaglio delle singole considerazioni e delle differenze tra questi che esistono, altrimenti non sarebbero approcci diversi. Quindi Perfetto, questa sì. era una piccola parentesi. Allora, giustissimo, giustissimo. Allora, beh, diciamo, gli aspetti interpretativi della realtà generale si concentrano su una questione, in particolare. Abbiamo detto in termini molto generali che la lezione principale della realtà generale è che lo spazio-tempo è un sistema fisico. Però dal punto di vista un po' più tecnico, pratico, diciamo, la realtà generale descrive lo spazio-tempo in termini di varie strutture matematiche, di vari oggetti. Uno è il cosiddetto campo gravitazionale o la metrica dello spazio-tempo, cioè è un'assegnazione di quantità numeriche a tutti i punti di uno spazio, diciamo, ausiliario, che poi usiamo per calcolare distanze temporali, spaziali, volumi, aree, eccetera, la metrica. È letteralmente Quindi l'oggetto matematico che ci permette di calcolare delle distanze all'interno della nostra teoria nello spazio e nel tempo e poi confrontarle con le distanze che misuriamo con righelli e cronometri. È questo la metrica. esatto. E la maniera in cui si fa questo è di dire, ok, facciamo finta che ci abbiamo, partiamo da un insieme di punti, quello che si chiama una varietà. Su questo insieme di punti ci sta sopra questo campo gravitazionale, cioè questa metrica, che è un ulteriore insieme di quantità, che poi usiamo per calcolare la distanza tra due punti, l'area di una superficie fatta dai punti che abbiamo introdotto inizialmente sulla varietà, eccetera. Quindi la prima questione che sorge dal punto di vista interpretativo in realtà generale è, ok, ma quando parliamo di spazio-tempo, dobbiamo identificarlo con l'insieme dei punti di cui poi andiamo a calcolare le distanze, le aree, i volumi, eccetera, o con questo campo metrico che ci permette effettivamente di parlare di distanze, intervalli temporali, volumi, curvatura e così via. Allora, il primo punto di vista dato che la quantità che veramente ha un'interpretazione fisica, che ha delle sue equazioni, che interagisce con gli altri sistemi fisici di materia, eccetera, è il campo gravitazionale, cioè la metrica, è quello che dobbiamo chiamare spazio-tempo. E questo è l'assolutamente sì. No.
Questa qua è difficile dire qual è la sua intenzione, qual è la sua intenzione. Vediamo, lasciamo, diciamo, all'interpretazione degli ascoltatori di individuare l'assolutamente sì e l'assolutamente no. Questo è il punto di vista più o meno che si chiama in letteratura sostantivalismo. Non sono sicuro che in italiano si dica così, però substantivalism in inglese. Quindi c'è Lasceremo delle lo referenze, dei spazio-tempo. paper a cui fare riferimento in descrizione. Ok, se avete lo Sì, in cui si scopo. dice lo spazio-tempo va capito come una sostanza. Questa sostanza in pratica è il campo gravitazionale, cioè il campo metrico. È anche vero, però, che nella descrizione matematica della relatività generale c'è una simmetria che causa un sacco di dibattiti interpretativi, si chiamano difeomorfismi. Ora, nel nominare difeomorfismi abbiamo perso metà degli ascoltatori, il vocabolo tecnico. E vabbè, parliamo ai più forti che sono rimasti. Vabbè, in pratica questa simmetria ci dice che non è importante che noi, non dovrebbe contare dal punto di vista dell'interpretazione fisica, che noi assegniamo un certo valore della curvatura o le distanze tra due punti, eccetera, a particolari punti nell'insieme dei punti di cui stiamo parlando, nella varietà. Perché dovrebbe essere possibile tradurre tutto come riferito a qualche altro punto nella varietà e la fisica deve rimanere la stessa. Quindi in realtà tutta questa storia di calcolarsi la distanza tra due punti tramite la metrica è un po' più problematica di così, perché c'è il rischio che questa cosa che hai calcolato non sia in realtà la quantità fisica. Una strategia che è stata proposta per in realtà andare a guardare a quantità strettamente fisiche è di dire, beh, ma quello che noi intendiamo per punti nello spazio-tempo è dove esiste un particolare campo di materia che usiamo come riferimento, diciamo. Quindi ciò che intendiamo come tempo è un certo campo, un certo sistema materiale che chiamiamo orologio. Cosa intendiamo come spazio è un certo sistema materiale che intendiamo come appunto modo per misurare, per indicare le distanze, eccetera. Quindi in realtà si può parlare di spazio-tempo solo tramite la congiunzione di appropriati campi di materia e campo gravitazionale o metrico. Quindi lo spazio-tempo in realtà è una relazione tra i campi di materia e la metrica. Questa è una versione un po' più moderna di quello che 300 anni fa, più o meno, si chiamava relazionalismo, cioè C'era la per cui lo posizione di spazio. Leibniz nel dibattito con Era la lui. posizione di Leibniz, per cui no, non ha senso parlare di spazio-tempo come fosse un'entità indipendente dalla materia. Lo spazio-tempo può essere solo capito come una proprietà della materia. Certo. La versione più moderna però di relazionalismo è quella che ho cercato di illustrare, quindi che si riferisce a una relazione tra campi di materia e quindi oggetti materiali e metrica, tiene però appunto conto della lezione della relatività generale, per cui non c'è solo la materia, c'è anche effettivamente come sistema fisico questo campo gravitazionale. Quindi nel caso devi aggiornare, diciamo, la versione del relazionalismo a includere appunto le relazioni col campo gravitazionale, senza il cui oggettivamente non riusciamo a parlare di a, a, a calcolare intervalli temporali, distanze spaziali, eccetera. Però, ripeto, c'è un certo dibattito in letteratura su cosa esattamente nella teoria dobbiamo identificare come struttura spazio-temporale, cosa veramente dobbiamo chiamare spazio-tempo. Però capite già da questa, insomma, breve discussione che siamo a un livello, diciamo, di discussione un po' ulteriore dopo aver chiarito la questione che chiaramente lo spazio-tempo è diventato dinamico in realtà generale, che è diventato uno spazio fisico, un sistema fisico. Quindi, diciamo, quello che dicevamo è, come si dice, uncontroversial, è quello che avevamo detto inizialmente sulla lezione principale della realtà generale. Diciamo di base, condiviso da tutti, poi ci sono ulteriori sottigliezze interpretative su
come diciamo che in un certo senso, se posso permettermi, entrando in relatività generale, si riesce a camminare un po' di chilometri prima di incontrare delle questioni interpretative. In meccanica quantistica, esatto, al primo metro ti sbattono in faccia e davvero non le puoi evitare. E mentre in relatività generale infatti, le puoi evitare per un po', in meccanica quantistica. Esatto. E infatti le questioni interpretative in meccanica quantistica sono state centrali dal giorno 1. Cioè appena hanno cominciato a introdurre le prime idee che hanno poi portato allo sviluppo di tutta la meccanica quantistica, c'è stato un dibattito enorme su che cosa veramente volevano dire queste cose. Mentre da generale c'è stata ovviamente tutta la confusione di qualunque teoria fisica, di che cosa stiamo esattamente descrivendo, cosa stiamo facendo, però diciamo si è proceduto senza troppi patemi per un bel po'. Tra le altre, soprattutto tra chi si occupa di gravità quantistica, esiste anche una, se posso, correggimi se sbaglio, una componente di sospeso nel discorso sull'interpretazione dello spazio-tempo, perché ovviamente i diversi approcci alla natura microscopica dello spazio-tempo ci dicono cose diverse. Quindi prima di mettersi, forse prima di chiedere, sarebbe quasi come fare discorsi interpretativi sulla meccanica classica, se posso permettermi il parallelo un po' rigido, prima di avere la meccanica quantistica, forse chiederci cosa sia lo spazio-tempo davvero da un punto di vista, se vuoi, interpretativo, filosofico, è anche un po' prematuro nella misura in cui non abbiamo ancora un'unica teoria di gravità quantistica su cui siamo tutti d'accordo. E questo potrebbe cambiare il gioco sostanzialmente. Sì, hai ragione. Dal punto di vista di chi lavora in gravità quantistica, questa specie di riluttanza a entrare in dibattiti sull'interpretazione, in realtà anche della meccanica quantistica, c'è proprio perché ci rendiamo conto che stiamo cercando una teoria che potrebbe cambiare i termini della questione e che l'approccio interpretativo alla realtà generale e poi anche alla meccanica quantistica è meglio mantenere una certa flessibilità perché sennò rischiamo di indirizzarci in una particolare direzione di gravità quantistica che potrebbe in realtà rivelarsi quella sbagliata. È anche vero però che allo stesso tempo, quella era l'assolente sì, l'assolente no però è far notare che tutti quelli che lavorano in gravità quantistica e che riflettono un po' sulle questioni un po' più fondamentali, diciamo, concettuali, si rendono conto che stiamo in gravità quantistica veramente cercando di cambiare i termini della questione a livello più fondamentale possibile. E quindi è molto probabile che abbiamo bisogno per costruire una teoria di gravità quantistica, quantomeno di tenere un occhio aperto sugli aspetti interpretativi sia della meccanica quantistica sia della realtà generale. E infatti, tra l'altro, una cosa che volevo aggiungere prima, ma c'entra benissimo a questo punto, avevamo già nominato un inizio di questione interpretativa di relatività generale che ha un'influenza sulla gravità quantistica, senza rendercene conto. Quando discutevamo di gravitoni, di approccio in termini di gravitoni e approccio in termini invece di quantizzazione dello spazio-tempo direttamente, eccetera. E quello in pratica viene anche fuori da un modo di vedere la relatività generale che è un po' diverso in differenti sottocomunità. Cioè l'approccio in termini di assumo tanto per cominciare uno spazio-tempo di base e studio le fluttuazioni sopra, quello che discutevamo prima e che porta all'idea di gravitoni, ha anche una controparte all'interno della realtà generale classica, per cui si può cercare di vedere la realtà generale classica come il completamento, la versione completa di una teoria di piccole perturbazioni. Cioè questo approccio per cui puoi capire la gravità anche a livello classico come una teoria di onde gravitazionali in pratica, di cui però poi vai a guardarti tutte le possibili interazioni con tutte quelle le cosiddette non linearità delle interazioni, eccetera, rendendoti poi conto che lo schema completo è la realtà generale. Quindi si parte dalle onde gravitazionali, esatto, poi si ricostruisce la relatività generale considerando tutti i possibili modi in cui queste possono interagire e costruire. Esatto. Okay. Esatto, e ci sono dei libri di testo di realtà generale, quello di Weinberg, storico, che parte in pratica da questo punto di vista. E arriva però poi alla realtà generale con una serie di assunzioni e cose. Però riflette un certo modo di vedere la questione dello spazio-tempo.
e va contrastato con l'altro, non è una vera e propria interpretazione, ma un certo approccio concettuale alla realtà generale, che è quello su cui più o meno ci eravamo basati nel presentare la realtà generale, che è quello per cui la realtà generale è la teoria dello spazio-tempo in sé, a livello classico, della geometria, presa in tutto e per tutto. Che è un po' quello di altri libri di testo storici. Tecnicamente è anche più completo, ci sono molto meno dubbi su questo che non sull'altro, però è vero che esiste una diversità di approccio. E questo poi porta, nel momento in cui ti avvicini al problema della gravità quantistica, a preferire un modo di fare gravità quantistica piuttosto che un altro, perché parti da un modo diverso di vedere la teoria classica. Quindi questo, diciamo, abbiamo più o meno esaurito la questione delle interpretazioni della realtà generale. Sì, ci sarebbe da dire sul tempo, spazio. Quindi facciamo così, avviciniamoci gradualmente alla gravità quantistica. Facciamolo, credo sia giunto il momento di farlo, quindi via il dente, via il dolore. Sì, Iniziamo. allacciate le cinture. Però facciamolo gradualmente. Quindi facciamo così. Ricapitoliamo brevemente come il tempo e lo spazio sono visti prima in meccanica newtoniana, nella fisica newtoniana. Cosa è cambiato nella realtà speciale? Cosa cambia più radicalmente nella realtà generale? Che è però quello che in pratica abbiamo già introdotto, detto, però cerchiamo di apprezzare meglio la questione. E poi cominciamo a immaginare, a vedere, a intuire cosa deve cambiare in gravità quantistica. Naturalmente. E come dicevamo, prima di andare a guardare qualunque approccio specifico, diciamo, in generale, quali sono, diciamo, le idee base su cui qualunque approccio in gravità quantistica più o meno deve essere d'accordo e deve aiutare a spiegare, insomma, a realizzare. Allora, è tutto in 5 minuti Tutto in facciamo. 5 minuti. 5 minuti, vai. Allora, la meccanica newtoniana, diciamo, la descrizione newtoniana dello spazio e del tempo è quella a cui siamo abituati, è quella del tempo, del senso comune, è quella che ci hanno insegnato a scuola, al liceo, in pratica. Tanto per cominciare, sulla questione del tempo non c'è niente da dire. Gli eventi, le cose che succedono nel mondo sono ordinate. Ordinate, ordinatissime, le puoi mettere in una successione esatta. C'è quella Le che succede cause prima, stanno quella che prima, succede. gli effetti stanno poi. Esatto. E cioè, succede una cosa, poi ne succede un'altra, poi ne succede un'altra. Qualunque cosa succeda nel mondo che tu osservi, la puoi ordinare cronologicamente, perché Questo in c'è qualche modo è una una posizione direzione. ben più vecchia della meccanica classica, nel senso che questo lo diceva già Aristotele in qualche forma. Sì. Sì, Quindi. chiaramente, questo, cioè, esso stesso, questo, essa stessa questa visione semplice del tempo ha tutta una storia precedente. Cioè, le cose, diciamo, nella comunità umana hanno sempre dei passetti precedenti. Quindi c'è una direzione temporale rispetto a cui tutti sono d'accordo. Non c'è nessuna ambiguità su come scorre il tempo, diciamo, Ovunque. ovunque, in qualunque punto tu ti trova, chiunque tu sia, sai cos'è il tempo, lo puoi dire a qualcun altro senza nessuna ambiguità e nessun bisogno di tradurre ciò che tu chiami tempo in ciò che l'altra persona chiama tempo. Questo tempo, come diciamo, riguardo come diciamo nella prima puntata, sta lì senza interagire col resto del mondo. Punto. Non c'è altro da dire, Come un letteralmente non c'è film, altro da dire. in questa prospettiva Sì. l'universo è immaginato come un oggetto a tre dimensioni, filmato, che si evolve nel tempo, che sono i frame del video, e tutti sono d'accordo sui frame, il tempo scorre in tutti i luoghi allo stesso modo, in tutte Non le solo. regioni dell'universo. Sì, è un film montato in piano sequenza. Montato in Perché piano non c'è sequenza. neanche montaggio, Assolutamente sì. non è arrivato nessun regista particolarmente creativo a scomporre le questioni, a montare le cose in maniera più interessante, diciamo.
Diciamo che in qualche modo è una proprietà quindi, globale lo scorrere del tempo dell'universo. Nel senso è comune. Sì, quando dicevamo tutti sono d'accordo su questo, è quello che si intende per una proprietà appunto globale che si applica a tutte le cose, a tutti gli osservatori, in qualunque posto del mondo, dell'universo. Quindi questa è la nozione di tempo newtoniana. E lo spazio è in realtà molto simile, nel senso che anche c'è una nozione chiara di cosa vuol dire avere distanze spaziali, di localizzare le cose nello spazio. C'è l'unica ambiguità che ti puoi girare, che puoi avere diverse, diciamo, orientazioni nello spazio e c'è devi saper trasformare il tuo modo di vedere le cose quando sei voltato da una parte rispetto a qualcun altro che magari è voltato in un'altra direzione. Poi chiaramente devi anche saper tradurre le cose tra persone che si muovono a velocità diverse, ma questo non tocca assolutamente la nozione di tempo, tocca solo la maniera in cui definisci lo spazio. E quindi diciamo, questo lo sappiamo fare, quello che ci insegnano in meccanica newtoniana, in fisica newtoniana. Al netto dei La dibattiti cosa tra che Newton e cambia, Leibniz sì. che abbiamo nominato, no? Che sono Sì, hai interessantissimi ragione. anche di per loro, perché io leggendo una parte del carteggio, non so se tu abbia avuto il piacere di fare questa cosa qui, in un testo in realtà di filosofia della fisica, ci sono, soprattutto da parte di Leibniz, devo dire, delle intuizioni non male su simmetrie, invarianze, su anche un... Secondo me, sì, se vuoi la mia opinione su quel dibattito, chiariamo due cose. Cioè, questa cosa che abbiamo appena detto, abbiamo dato per scontata, perché ce la insegnano al liceo, certo. Ci si è arrivati dopo 1600 anni di storia. Sto parlando solo dall'inizio dell'epoca cristiana, però in realtà... 1600 anni dopo Cristo. Sì. Esatto, sono almeno 2000 anni abbondanti di dibattito su spazio, tempo, cosa è la materia, cosa sono i corpi, come si muovono, cos'è il moto, eccetera. Quindi non vogliamo banalizzare tutto quello. Ma anche più nella parte vicina a Newton, no? Cioè, prima di arrivare alla concezione newtoniana, Newton stesso ci ha pensato e dibattuto per anni con un sacco di altre persone. E la questione, se vuoi la mia opinione, è che è chiaro che dal punto di vista concettuale e filosofico, Leibniz aveva ragione. Cioè, Newton non aveva, dal punto di vista concettuale, delle buone argomentazioni per controbattere alle obiezioni di Leibniz. Però è successa un'altra cosa, che ha vinto dal punto di vista scientifico. Cioè, sulla base della nozione di spazio e tempo che abbiamo appena illustrato, che soprattutto fa una cosa non banale, ne parla e li modellizza come qualcosa, diciamo, esterno appunto alla materia, a tutto il resto dei sistemi fisici. Ed è lì che si concentrano le obiezioni di Leibniz. Cosa sarebbero queste cose, questi oggetti che tu chiami spazio e tempo, che in un qualche modo stanno là, ma non stanno là perché non stanno dentro qualcos'altro? Cioè, dove li metti un oggetto sì, per esistere? Cosa sono? Deve esistere in qualcosa, no? Come è molto interessante. È molto interessante. Sì, questa tua definizione, gli diceva Leibniz, parafrasando, questa tua definizione di spazio, tempo, eccetera, non ha nessun rigore concettuale. È un'assunzione che stai facendo, ma non si capisce bene di cosa stai parlando. Il fatto però è che sulla base di questa nozione di spazio e tempo che abbiamo cercato brevemente di illustrare, Newton ci ha costruito la fisica newtoniana. Cioè è riuscito a costruire un impianto matematico teorico che poi ha funzionato per altri 300 anni. Comunque è stato... Io sarei contento di costruire un modellino matematico che viene verificato sperimentalmente e che funzioni per almeno un paio d'anni. Tu hai fatto tutto tanto, il sistema. Eh? Lui ha fatto tutto il sistema perché ha funzionato per 300 anni, sinceramente. E con cui costruiamo ancora i ponti. Quindi sì, vabbè. Sì, sì. Ah, no, è quello appunto che vale fin tanto che non ti poni questioni più di fisica fondamentale, però insomma ci basiamo su quello per quasi tutto quello che facciamo. Allora, cosa cambia però quando arriva la realtà speciale? Quando arriva la realtà speciale, ciò che cambia è che ci rendiamo conto che nel cercare di tradurre le... vabbè, la si può spiegare in vari modi, però mettiamolo così. Nel cercare di tradurre ciò che misura
come distanza temporale, come distanze spaziali. Un oggetto, un sistema, come si dice, un osservatore seduto qua alla scrivania, e cercare di tradurre quelle stesse misure in ciò che misura invece un altro osservatore, una signora che sta passando col treno nella S-Bahn qua vicino. Non vale la fisica newtoniana. A rigore, semplicemente quel modo di dire no, facciamo finta che il tempo è esattamente lo stesso, non c'è disaccordo tra la nozione di tempo dei due osservatori, Purtroppo semplicemente non funziona. funziona. Sì, non funziona per varie ragioni, non funziona per ragioni inizialmente teoriche, e non funzionava fondamentalmente per ragioni teoriche, non tornava con l'elettromagnetismo classico, quella è la ragione principale. In qualche misura E poi l'elettromagnetismo, chiariamo questa cosa, in qualche misura l'elettromagnetismo classico conteneva già un embrione di questa proprietà della relatività speciale, del modo in cui lo spazio e il tempo trasformano in relatività speciale a seconda dell'osservatore. sì, io direi ancora di più in realtà, cioè direi che senza che ce ne si fosse resi conto all'epoca, prima della realtà speciale, era già una teoria relativistica, relativistica in senso di realtà speciale. E il problema di Einstein è stato proprio, ok, ma come concilio l'elettromagnetismo che sembra funzionare così bene e sembra avere proprietà particolari rispetto alle nozioni di spazio-tempo, con quello che so dello spazio e del tempo da Newton. Per conciliare le due cose ci si è resi conto che bisognava, diciamo, rassegnarsi a considerare lo spazio e il tempo come appunto relativi a chi sta osservando. Alla velocità reciproca tra due osservatori, a una serie di parametri. Esatto. E concentrarsi invece come la quantità, diciamo, su cui tutti sono d'accordo, la velocità della luce. Perché in pratica c'è tutta una storia dietro, di libri bellissimi su come, diciamo, sia storicamente, sia concettualmente, sia le relazioni con la tecnologia dell'epoca, le questioni, diciamo, industriali dell'epoca, si è passato a concentrarsi sugli aspetti, diciamo, di comunicazione. Ma io in pratica come faccio a dire a un altro osservatore che sta viaggiando su un mezzo veloce o anche su lento, come una nave, cosa ho misurato? Come facciamo a confrontare le nostre misurazioni? E ci si è resi conto che il modo di farlo è di mandare dei segnali luminosi oppure altri tipi di segnali l'uno all'altro, e quindi quella è la parte che deve assumere essere, diciamo, comune a tutti, altrimenti non puoi comunicare. E di conseguenza, però, le misure spaziali e temporali cambiano. Sì, In diciamo che ecco particolare. qui tu tiri fuori, scusa se ti interrompo, una No, questione molto vai, vai. interessante, nel senso che nel progredire della fisica, anche in questo caso, gran parte della ricchezza prodotta dalla relatività speciale nasce dal capire che stiamo dando alcune cose per scontato, banalmente il modo in cui comunichiamo, e cercare di tradurle in procedure concrete, operative. Quindi io parlo di spazio e tempo, ma nel concreto, di cosa sto parlando? Di righelli, di cronometri e di segnali di luce che ci inviamo per comunicare. Allora, noto questo, cerchiamo di costruire una fisica coerente. Quindi questo tipo di procedura Sì, si è rivelato estremamente fruttuoso nella storia della fisica. diciamo che questo è un approccio più operativo, o come si dice, operazionale. Alla scienza, che hai ragione, si è rivelato fruttuosissimo, in particolare nel contesto della realtà speciale e anche in realtà in quello della realtà generale successivamente. Non è l'unico, ma più in generale ancora hai ragione, ragionissimo a evidenziare il fatto che è questo che vuol dire fare scienza. Cominciare a chiedersi: ok, aspetta, voglio capire questi fenomeni, la gravità, lo spazio, il tempo, cioè, ma aspetta, tanto che cerchiamo di definirli chiaramente, perché se non li definisco chiaramente rimango sul vago, c'è troppo spazio di ambiguità e non si va da nessuna parte.
Ok, ora li ho definiti. Su cosa posso appoggiarmi e dare per scontato per poi capire questo sistema che invece è complicato da capire? E quindi chiarire le assunzioni, chiarire il dato delle assunzioni. E poi chiaramente uno può mettere in discussione le assunzioni iniziali e dire no, no, aspetta, questa strada non sembra funzionare, togliamo una delle assunzioni iniziali e partiamo da in un altro modo. E non solo, spesso la rivoluzione arriva nel momento in cui ci si rende conto di aver sempre assunto qualcosa che non si pensava essere un'assunzione, no? Un'assunzione implicita, tipo il ruolo dell'osservatore in meccanica classica, no? Esistono delle assunzioni implicite che quando vengono Esatto. esplicitate possono permettere di costruire la relatività speciale perché vanno un attimo riviste e discusse. Quindi il lavoro, Hai ragione. l'importanza, ecco, questo è un mi preme molto dirlo, l'importanza del lavoro interpretativo sulle teorie meccanica quantistica, relatività generale o quello che volete, è anche questo, cioè portare a galla degli assunti che noi non ci rendiamo conto di fare per poterli discutere, criticare e Posso dirti vedere che attraverso sei un i po' salti. serioso? Sono un po' Sei un po' serioso. troppo serioso, un po' serioso, un po' Adesso serioso, la inseriamo un verità. rumore, qualche. Un po', sì, fai qualcosa poi in fase di editing. Però a questo punto, allora, giustamente, seguendo quello che hai appena detto, quali sono le assunzioni però che rimangono in realtà speciale? E cos'è che poi in realtà generale invece si perde? Beh, in realtà speciale, per come l'abbiamo descritta, comunque lo spazio e il tempo, benché si modificano a seconda dell'osservatore, benché vadano trattati assieme, perché in realtà poi si vede, si modificano assieme, la misura dello spazio e la misura del tempo, sì, per quello bisogna parlare dalla realtà speciale in poi di spazio-tempo e non solo di spazio e tempo, perché si vede che appunto cambiano assieme. Beh, rimangono però, come in meccanica newtoniana, delle quantità assolute. Assolute nel senso che cambia la loro misurazione da un osservatore all'altro, eccetera, e cambiano assieme, ma non, continuano a non interagire, a non modificarsi nella loro, diciamo, natura base, a seconda di quali corpi ci stanno in giro, di quali altri sistemi fisici sono presenti. Non sono Quelle, ancora appunto, a attori. questo punto Non sono ancora attori. non sono ancora attori, rimangono sfondo. È uno sfondo più interessante, più colorato, se volete, con esso stesso c'è una certa storia raccontata, ma rimane uno sfondo. Questo aspetto, diciamo, assoluto, in questo senso, dello spazio-tempo in realtà speciale, è esattamente ciò che si modifica, ed è la parte radicale, come dicevamo, della realtà generale. È il punto in cui la realtà generale aggiunge una cosa e dice: no, appunto, come abbiamo detto ormai svariate volte, quello non è uno sfondo, è un attore che semplicemente se n'era stato buono finora e se ne sta buono fin tanto che non cominci a arrivare nella parte della storia in cui ti chiedi cosa succede a energie un po' più alte, corpi un po' più massivi e cose del genere. Quindi questa è a questo punto. Cambia tutto nella concezione di spazio e tempo nella realtà generale perché appunto diventano sistemi fisici e quindi hanno diciamo una loro interazione con gli altri sistemi fisici e quindi non si tratta solo di misurare, si tratta di capire che misurare una quantità geometrica, quindi una quantità che ha a che vedere con spazio e tempo, vuol dire chiedersi farsi domande su una proprietà di un particolare sistema fisico con le sue equazioni che sta interagendo col resto, che in questo stesso momento sta cambiando Proprietà che possono e essere così via. locali, questo è Sì, può oltretutto, cambiare da chiaramente è punto una in punto, struttura, queste interessante, domande sì. devono essere locali in un certo senso appropriato, perché appunto non c'è più una cosa che vale per chiunque in qualunque punto dell'universo. E questo in modo molto concreto, cioè banalmente la velocità con cui scorre il tempo, scusa se mi introduco, Sì, è una vai, vai. proprietà locale, non è più una cosa globale, non siamo più in un film in piano sequenza. Il tempo. Ah, sì. Per mettere d'accordo il mio tempo e il tempo di Daniele in due punti diversi, pur non muovendoci reciprocamente uno rispetto all'altro, qualunque cosa questo significhi, quando le Età. proprietà diventano tutte locali, dobbiamo un attimo metterci d'accordo, no?
dobbiamo un attimo ragionare. Sì, se vogliamo fare altri esempi molto semplici, già realtà speciale, questo, quello che dicevamo, che la misurazione del tempo è diverso per diversi osservatori, ha implicazioni vitali. Ci sono delle particelle microscopiche che, per quanto ne sanno loro, nel loro sistema di riferimento, come si dice tecnicamente, vivono qualche millesimo, qualche, non so, miliardesimo di secondo. Fortunatamente, viste da noi, hanno tutto il tempo di partire da una stella lontana e arrivare da noi. Sì, altrimenti non le misureremo. Quindi... Esatto, e le misuriamo, cioè è una cosa, non è teorica, le vediamo. E questo è un fatto proprio iperconcreto di una quantità temporale, la vita, la durata della vita di una certa particella, da quando è stata emessa a quando si disintegra in altra roba, è misurata molto diversamente dalla particella medesima e da noi sulla Terra. Questo in realtà perché abbiamo una velocità reciproca, cosa... non nulla, perché ci stiamo muovendo, esatto, l'uno rispetto all'altro. Esatto, questo perché la particella si muove rispetto a noi a velocità ultra relativistica, molto prossime a quelle della luce, se non addirittura a quelle della luce, o vicine a quelle della luce. E in realtà generale questa cosa non solo è vera, ma diventa ancora più vera perché tutto cambia a secondo, le misurazioni di tempo e spazio cambiano da un punto all'altro dell'universo, a secondo che ci sia vicino o meno un grosso corpo massivo, pieno di energia, eccetera, eccetera. Ulteriori complicazioni e tutto diventa dinamico. Sì, ma banalmente è davvero un disastro da un punto di vista concettuale, nel senso che il mio stesso righello e il mio stesso cronometro hanno una certa massa e quindi deformano lo spazio-tempo che misuro con il righello e con il cronometro, insomma, non è... Così, così, gli spaventi. Li spavento. Sì, ma il campo gravitazionale stesso ha un certo quantitativo di energia e quindi si deforma da solo, no? Tagliamo tutto. Tagliamo, sì, tutto. No, direi effettivamente forse di chiudere qua. Sì, sono molto d'accordo, siamo andati e poi passiamo. Esatto, e facciamo così. Poi la prossima volta, così lo anticipiamo già. Continuiamo a tenere conto di tutte le vostre domande e commenti per pianificare le puntate successive. Però la prossima volta finiamo quello che volevamo cominciare oggi e che non abbiamo cominciato, cioè cominciamo a chiarire come ci si aspetta che, al di là degli approcci specifici, una teoria di gravità quantistica modifichi e renda effettivamente ancora più pazza la nostra concezione dello spazio e del tempo rispetto alla realtà generale, perché quello che avete sentito finora, per fortuna o purtroppo, è ancora niente. Allora, io ti ringrazio tanto per esserci stato anche oggi, chiudiamo con un sorriso e una risata e ricordiamo a tutti i crononauti che ci seguono, perché come ti ho detto li chiamo così, che la cosa importante quando vi gettate in un buco nero è portare la testa. Oh no, Daniele? Che è un po' il nostro motto. Terrò presente pure io nel caso mi serva. Ciao, grazie mille. Va bene, ciao a tutti. Ciao a tutti.